Il libro più importante dedicato da Hannah Arendt alla riflessione sulla politica è sicuramente Vita Attiva. Vita Attiva è anche l'opera più celebre di Hannah Arendt, viene pubblicata in edizione originale nel 1958. Con il titolo The Human Condition, la condizione umana. La condizione umana è anche il sottotitolo della edizione italiana di quest'opera. La condizione umana. Vita attiva, la condizione umana. Quest'opera cerca di analizzare a fondo le ragioni, le motivazioni appunto profonde di quella crisi della politica che si manifesta certo nell'avvento di regimi autoritari o peggio ancora totalitari, ma che si mostra anche con evidenza nelle società cosiddette democratiche, le società rette da regimi politici di tipo liberal-democratico. Insomma, la democrazia, là dove esiste, è comunque spesso una democrazia malata, esposta al pericolo di una involuzione, di uno smarrimento della sua natura più autentica. Vediamo come Hannah Arendt imposta questa sua analisi. E prendiamo le mosse appunto dal modo in cui Hannah Arendt rappresenta e caratterizza la condizione umana. Parlare di condizione umana significa parlare dell'esistenza umana, del modo in cui si connota e si caratterizza l'esistenza dell'essere umano. Ebbene, la condizione umana, l'esistenza umana, si realizza essenzialmente, secondo Hannah Arendt, nelle due modalità della vita attiva e della vita contemplativa. Vita attiva, vita contemplativa. Sono due espressioni latine che designano, indicano due diversi modi di concepire e di impostare l'esistenza. Partiamo dalla vita contemplativa. La vita contemplativa è la vita dedicata alla riflessione, alla conoscenza, allo studio. È il bios theoreticos, come lo chiamava Aristotele, quel tipo di vita nella quale, secondo Aristotele, più in generale secondo gli antichi, l'uomo realizza il meglio di sé, quel tipo di vita nel quale si esplica l'essenza più profonda dell'essere umano. L'uomo è in primo luogo ed essenzialmente un animale dotato di ragione, uno zoon logon eikon, come afferma Aristotele, e appunto questa sua natura razionale si esplica e si realizza attraverso la conoscenza, la riflessione, lo studio, come diciamo qualcosa di fine in se stesso, qualcosa che trova la sua ragion d'essere e la sua gratificazione in se stesso. L'ideale della vita contemplativa domina la concezione dell'uomo
prevalente nel mondo antico e nel mondo medievale. La vita contemplativa è, lo ripeto, considerata nell'antichità e nel Medioevo, una forma di esistenza superiore rispetto alla vita attiva. Da qui derivava la considerazione, l'autorevolezza, il prestigio di cui erano circondati gli uomini di studio e di cultura. E invece nel mondo moderno, questo rapporto tra vita attiva e vita contemplativa si capovolge e si afferma gradualmente il primato della vita attiva rispetto alla vita contemplativa, o comunque nella società moderna e contemporanea, nel mondo moderno e contemporaneo, la vita attiva riconquista quello spazio, quella rilevanza, quella centralità che le erano mancati rispetto alla vita contemplativa nel mondo antico e nel mondo medievale. E in cosa consiste e come si manifesta, come si realizza la vita attiva? La vita attiva, la vita attiva è la vita che si svolge e si realizza nella forma di un intervento nel mondo, di un impegno volto a agire e intervenire nel mondo per trasformarlo, per modificarlo, per plasmarlo e adattarlo alle esigenze dell'uomo. Mentre la vita contemplativa è una vita vissuta, per così dire, in una dimensione di interiorità, di riflessione, di ripiegamento su se stessi, di chiusura in se stessi per ottenere quella concentrazione che è indispensabile appunto alla riflessione, allo studio e alla conoscenza come qualcosa di fine in se stesso. Invece la vita attiva è la vita proiettata verso il mondo, verso il fuori di sé. È quel tipo di vita che si rivolge al mondo, come dicevo, per mutarlo, modificarlo, trasformarlo, adattarlo, configurarlo in base alle esigenze umane. La vita attiva si realizza, secondo Hannah Arendt, in tre fondamentali modalità, che sono il lavoro, la fabbricazione, chiamata anche opera, e infine l'agire propriamente detto, ovvero l'azione, intesa come intesi l'uno, l'agire, e l'altra, l'azione come agire politico, azione politica. Dunque il lavoro, la fabbricazione, cioè l'opera, e infine, in terzo luogo, l'agire. Come si distinguono queste tre forme, queste tre modalità della vita attiva? Partiamo dal lavoro. Il lavoro è necessario, anzi assolutamente indispensabile all'uomo per soddisfare le sue esigenze vitali più basilari, più essenziali, più fondamentali. Il lavoro si svolge
nella dimensione della natura, ha come riferimento la natura, perché il lavoro consiste nella appropriazione da parte dell'uomo di tutto ciò che la natura gli può offrire per garantirgli la sopravvivenza, per consentirgli il soddisfacimento delle sue necessità vitali, nutrirsi, proteggersi, avere la possibilità di riprodursi. Attraverso il lavoro, dunque, l'uomo realizza quello che Hannah Arendt, prendendo il termine e il concetto in prestito da Marx, Hannah Arendt, che peraltro non era affatto marxista, chiama il ricambio organico con la natura. Cioè l'uomo si appropria attraverso il lavoro di ciò che la natura gli offre e gli mette a disposizione per le sue necessità vitali più impellenti. Il lavoro è finalizzato dunque al consumo immediato di ciò che riesce a ottenere dalla natura. Il lavoro si esaurisce nel consumo diretto, immediato, continuativo, quotidiano dei propri prodotti. La modalità più tipica e più esemplare del lavoro, la realizzazione paradigmatica del lavoro si ha nell'agricoltura, ma altre attività primarie appartengono a questa dimensione del lavoro, la pesca, la caccia, l'allevamento, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la fabbricazione, ovvero l'opera, in cosa consiste, a cosa è finalizzata, come si realizza? L'opera, ovvero la fabbricazione, consiste nel produrre, o forse sarebbe meglio dire nel creare, ciò di cui l'uomo ha bisogno per dare maggiore stabilità alla propria esistenza. Cosa intendo dire con questo? Attraverso la fabbricazione, ovvero attraverso l'opera, l'uomo produce, crea, realizza tutto ciò che gli è utile per rendere la propria esistenza meno difficile, meno precaria, meno instabile, meno faticosa, meno scomoda. Quindi attraverso l'opera, attraverso la fabbricazione, l'uomo applica la propria creatività alla produzione di oggetti e di cose utili a rendere sempre migliore la qualità materiale della sua vita, le condizioni concrete della sua
esistenza. Attraverso l'operare, il fabbricare, noi ci circondiamo di oggetti e di cose che appunto danno alla nostra esistenza un carattere di minore instabilità, di minore precarietà, di minore incertezza. Le cose fabbricate attraverso l'opera rendono la nostra vita un po' più piacevole e un po' più comoda, un po' meno difficile e un po' meno dura. Attraverso la fabbricazione noi siamo anche in grado di creare strumenti che facilitano il nostro lavoro. Un conto è l'aratro, diciamo, trainato dalla forza fisica dell'uomo o dell'animale, altro conto è un aratro trainato da un trattore, per esempio. E la forma più esemplare in cui si manifesta e si realizza la fabbricazione, l'operare, e il lavoro dell'artigiano. L'artigiano, appunto, che applica, investe, impiega la propria inventiva, la propria creatività nella produzione di cose utili che recano nello stesso tempo l'impronta della sua personalità, l'artigiano. A questo riguardo Hannah Arendt nota, di nuovo sulla scorta di Marx, come questo elemento di creatività, di inventiva, che è proprio dell'operare dell'artigiano, si vada smarrendo nel lavoro di fabbrica, così meccanico, così ripetitivo, così uniforme, così astratto, com'è. Astratto nel senso che si riduce a un insieme, il lavoro dell'operaio si riduce a un insieme di movimenti sempre uguali, sempre identici a se stessi, di per sé privi di uno scopo, l'alzare e l'abbassare una leva e l'azionare un meccanismo, il seguire su una catena di montaggio i diversi passaggi della produzione di un oggetto. Resta il fatto, tuttavia, che anche il lavoro di fabbrica rientra nella sfera della fabbricazione e dell'operare. Una fabbricazione e un operare sicuramente meno creativi, più alienanti, direbbe Marx, di quelli dell'artigiano, ma pur sempre appartenenti a quest'ambito. L'uomo che agisce, cioè, o meglio, l'uomo che è impegnato nella sfera, nella dimensione del lavoro, è definito da Hannah Arendt, con una, di nuovo con una espressione latina, animal laborans, un animale che attraverso il lavoro si garantisce la sopravvivenza. Quindi, attenzione, il lavoro è, come dire, è funzionale
soddisfacimento delle nostre necessità biologiche, quelle necessità biologiche che ci radicano nel regno animale, che ci radicano nella natura, dunque. In quanto lavora, l'uomo è un animal laborans, ma in quanto fabbrica, in quanto crea, produce, diciamo, realizza cose destinate a durare, e magari anche a durare al di là della nostra esistenza, in quanto l'uomo fabbrica, crea, produce cose ed oggetti destinati a permanere, anche se non in eterno, è chiaro, l'uomo, come dire, si realizza in quanto homo faber. Homo faber non è più un semplice animal, è già, come dire, assurto alla dignità di homo, di uomo, e nello stesso tempo si qualifica come un uomo, un essere umano, diverso dagli altri animali che crea. Infine l'agire, l'azione che Hannah Arendt intende come azione politica, come agire politico. Cosa vuol dire azione politica? Cosa significa agire politico? Un agire politico? Un'azione in quanto tale è qualcosa che produce delle conseguenze. Una azione politica è qualcosa che produce delle conseguenze tra gli uomini, tra gli esseri umani. Quindi l'agire politico, si manifesta allorché gli esseri umani determinano dei cambiamenti o si impegnano a determinare e a realizzare dei cambiamenti nella convivenza tra gli esseri umani. Agire politico, sia più semplicemente politica, quando una pluralità, una molteplicità di persone, di individui, di esseri umani, si ritrova in un luogo per discutere, confrontare e esaminare idee, proposte, contributi che ciascuno di essi, ciascuno di questi esseri umani, ciascuna di queste persone presenta con l'intenzione di dare appunto il proprio contributo alla
realizzazione e al miglioramento della vita della propria comunità. Quindi la politica presuppone la pluralità, la pluralità delle persone, la disponibilità, il desiderio e la volontà delle persone di confrontarsi, di dialogare, di aprirsi le une alle altre, di interagire e discutere, quindi dialogare e deliberare, presuppone in terzo luogo la libertà, libertà come libertà di accettare o respingere, di far proprie o di rifiutare le idee altrui, ma non solo. Nell'agire politico le persone coinvolte hanno a che fare non con delle cose, non con dei processi naturali, ma con altre persone. L'agire politico si svolge in una dimensione, per così dire, interumana, mentre il lavoro ha come suo riferimento la natura, mentre il fabbricare, la fabbricazione consiste nella produzione di cose, e quindi mentre il lavoro e la fabbricazione non coinvolgono esseri umani che entrano in relazione con altri esseri umani, ma esseri umani che entrano in relazione con la natura e con le cose, nella dimensione della politica emerge questo carattere di interindividualità, di intersoggettività, questo carattere davvero integralmente umano della vita attiva nella forma della politica. E naturalmente l'agire comporta anche una assunzione di responsabilità, perché appunto nell'agire politico noi ci assumiamo la piena responsabilità di quello che diciamo, di quello che proponiamo, delle nostre intenzioni e dei nostri progetti. Quindi pluralità, umanità, libertà, responsabilità caratterizzano l'agire politico. Consideriamo più da vicino l'elemento della libertà. L'elemento della libertà è essenziale per l'agire politico, perché libertà equivale a possibilità di immaginare qualcosa di nuovo rispetto a ciò che è e a ciò che è stato. Significa possibilità di concepire qualcosa che non è stato ancora realizzato. Significa
Libertà significa possibilità di dar corso a qualcosa di assolutamente nuovo. In questo senso, Hannah Arendt accosta e paragona l'agire politico all'atto del mettere al mondo un nuovo essere, all'atto del far nascere qualcosa. Attraverso l'azione politica noi siamo in grado di avviare un nuovo inizio, di generare qualcosa di mai visto prima, di avviare percorsi mai intrapresi. La politica si qualifica anche per questo suo carattere di natalità nel senso della capacità di generare qualcosa di nuovo, di non ripetere il già visto e il già detto e il già fatto, e di sottrarsi, diciamo, ai dettami delle ideologie che invece impongono e prestabiliscono la direzione del proprio agire. Quindi politica come sinonimo di pluralità, di responsabilità, di libertà, di imprevedibilità, di capacità di generare novità come sinonimo in questo senso di natalità, di vitalità, appunto capace di far scaturire qualcosa di realmente, realmente nuovo, in un contesto di pluralità, cioè in un contesto costituito da una molteplicità di esseri umani, tutti uguali e tutti diversi nello stesso tempo l'uno dall'altro e tutti ugualmente impegnati e coinvolti in questo dialogo collettivo finalizzato a progettare qualcosa di buono e di nuovo e di migliore per la propria comunità e per la propria collettività. Bene, l'Arendt rileva come questa idea della politica come partecipazione creativa e responsabile alla vita collettiva della propria comunità, fornendo l'apporto delle proprie idee e della propria immaginazione, questa idea della politica avesse trovato realizzazione in epoca antica nella fase, diciamo, più vitale della vita delle poleis greche. Pensiamo per esempio alla democrazia ateniese dell'epoca di Pericle. Qui i cittadini si riunivano in uno spazio pubblico, la agorà, la piazza, si ritrovavano
confrontavano apertamente, liberamente le proprie idee, le proprie proposte e poi arrivavano a una sintesi, decidevano, deliberavano, ciascuno recando il proprio contributo, sentendosi fiero e orgoglioso di poter dare il proprio contributo è fare la propria parte nel progettare la vita in comune, la vita della città, della polis, della collettività. Naturalmente, tutto questo presupponeva dei limiti macroscopici. La democrazia ateniese soffriva di limiti e condizionamenti inaccettabili per la sensibilità democratica odierna. Perché? Perché nelle polis greche, quindi anche ad Atene, cittadini a pieno titolo erano considerati soltanto i maschi, adulti, liberi, benestanti, quindi una porzione estremamente ridotta, estremamente limitata della popolazione cittadina. Alle donne, agli artigiani, ai contadini non sufficientemente agiati da poter dedicare il loro tempo libero alla vita politica, agli schiavi erano delegate le funzioni del lavoro e della fabbricazione, mentre appunto le funzioni della politica erano riservate ai pochi che potevano permetterselo. Ma se si mette tra parentesi questo grave limite di fondo della democrazia greca e della democrazia ateniese in primo luogo, l'idea appunto della politica come partecipazione plurale e responsabile alla progettazione della vita in comune, della vita collettiva all'interno di una comunità, questa idea mantiene intatta la sua forza e la sua vitalità. È proprio questa idea della politica a costituire, diciamo, la cartina di tornasole per misurare e valutare la crisi della politica di cui soffrono le società contemporanee, anche le società che si presentano come liberali, democratiche, pluraliste. Infatti, anche in queste società la politica tende e tende sempre di più a esaurirsi nella pura e semplice gestione della società così com'è, nella pura e semplice tecnica di esercizio del potere, del governo e dell'amministrazione. Insomma, in un ambito da addetti ai lavori che non prevede, ma anzi esclude la partecipazione libera, plurale, consapevole e responsabile dei cittadini.
La politica come affare di un nucleo chiuso, ristretto, selezionato di tecnici che apparentemente si rivolgono ai cittadini e chiedono il contributo e la partecipazione dei cittadini al loro lavoro, ma in realtà di fatto operano come dei tecnici, appunto, o dei tecnocrati che agiscono indipendentemente e separatamente. Appunto dai cittadini a cui pure si rivolgono. In questo modo la politica assume sempre più i caratteri e i connotati della tecnica e quindi del fabbricare e dell'operare, perché anche il fabbricare e l'operare applicano regole, procedure, strategie per realizzare determinati scopi che come tali non vengono messi in discussione, ma vengono, diciamo così, accettati per buoni e per validi. Il fabbricare, l'operare, non è un agire libero, perché quando io fabbrico qualcosa, applico delle regole in vista di scopi che sono appunto prefissati, prestabiliti e non discutibili. Quindi sottometto, sottopongo, subordino il mio agire a queste procedure, a queste regole, alle risorse di cui dispongo e soprattutto allo scopo che voglio realizzare e che accetto come qualcosa di indiscutibile. La politica che si riduce a tecnica, la politica che si appiattisce sulla dimensione del fabbricare, dell'operare, fabbricare un consenso, operare per mantenere la società così com'è, fabbricare una comunità, una società in cui ognuno stia docilmente al suo posto e tutto rimanga com'è. Una politica, ripeto, che si appiattisce sul piano del pure e semplice fabbricare o operare, una politica che si riduce a essere soltanto tecnica di governo e di gestione e amministrazione della società, è una politica appunto che ha smarrito la sua più profonda ragion d'essere, è una politica che ha smarrito se stessa. Naturalmente, per completare il discorso, se non è libero l'operare, il fabbricare, tantomeno libero è il lavorare, il lavoro,
non comporta, esclude la libertà, perché noi non siamo liberi di scegliere se nutrirci o meno, non siamo liberi di decidere se provvedere o meno al soddisfacimento delle nostre necessità vitali. Quindi la libertà non appartiene alla dimensione del lavoro, non appartiene alla dimensione del fabbricare e dell'operare, appartiene, o meglio, dovrebbe appartenere pienamente alla dimensione dell'agire. Ma è proprio questo che rischia di andare perduto, assieme a quella forza generativa, a quella capacità di far nascere qualcosa di nuovo, che dovrebbe invece essere il tratto distintivo e irrinunciabile della politica. Grazie.